Grande prova del Sora di Gigi Castiello che sotto di 2 gol riesce a reagire naturalmente e a pareggiare questa partita. Ma andiamo subito a vedere cosa è successo. Il Sora è entrato in campo quest'oggi con una t-shirt bianca dove su c'era la foto di Gilberta Pallischi, la donna scomparsa Sora da circa 15 giorni. Ancora non si sa nulla di questa persona. Ma andiamo a vedere subito la cronaca di questo incontro. Al primo minuto subito Astrea con questo salvataggio di Bellucci. Al quarto ci prova Saudan a scaldare le mani a Micheli che manda in angolo. Al 13° Astrea in vantaggio con questo tiro di Amico che si infila alle spalle dell'estremo difensore Sorano Frasca. Al 18° è Gaeta a mancare il bersaglio. Un minuto più tardi De Marco manca l'appuntamento con la palla in aria su suggerimento di Saudan. Al 23° guardate cosa si mangia De Marco con questo tiro con Micheli praticamente fuori causa. Al 45° ancora De Marco dalla corta distanza prende in pieno il palo e naturalmente si passa direttamente al secondo tempo. Al 5° bel tiro di De Marco angolato, Micheli ci arriva e mette in angolo. Al 19° l'Astrea si porta sul 2-0, errore difensivo bianconero, Mollo con calma appoggia la palla in rete. Al 24° rigore per l'Astrea per fallo suo Amico dal dischetto Simonetta, ma bravissimo Frasca a dirgli di no. Al 28° il Sora accorcia le distanze con il capitano Giuseppe Bellucci su azione di calcio d'angolo. Al 43° il Sora pareggia con Maccarone che sfrutta questo traversone di Bellucci. Al 46° ultima azione per quanto riguarda i bianconeri, il Sora si mangia un gol praticamente fatto con Jugic che sbaglia così. Domenica prossima il Sora andrà a Terracina a giocare ancora un'altra partita importante per questo campionato, ma soprattutto per la classifica.